31 anni e già raggiunto grandi traguardi. Hai un ristorante in centro con una stella Michelin, hai lavorato già con grandi maestri internazionali di cucina. Innanzitutto, come ci si sente? Sì, tu adesso l'hai appena descritto, io ho la pelle d'oca, quindi non mento. È un'emozione che è difficile descrivere perché sono tantissime responsabilità. Se poi aggiungiamo che da 7 mesi sono diventato papà, quindi abbiamo aggiunto un'ulteriore responsabilità. Però questo mestiere è molto piramidale. Inizi da stagista, da comie, guardi sempre l'apice della piramide e cerchi di scalarla e capire quali sono le nuove responsabilità, i nuovi pesi. E la cosa bella è sempre di non riuscire mai ad arrivare solo. Quindi sembrano che aumentano le angosce, le paure, però poi tutto questo dà un'emozione, un'adrenalina bellissima. Quanto conta l'intraprendenza per arrivare in alto? Tutto. E la cosa che dico ai ragazzi quando iniziano da noi, diciamo, bellissima azienda, Pipero, è prima di tutto il rispetto, l'educazione e poi voglia di fare. Non conta sentirsi già arrivati dopo il secondo stage. Bisogna avere fame, questa fame perenne di comprare i libri. Ricordo che facevo la comie nel ristorante vicino casa e facevamo banchetti, però quei soldi mi servivano, mettevo da parte e andavo alla Feltrinelli a Napoli, dietro Piazza del Plebiscito, prendevo 2 libri al mese. Lo studio è stato importante per te? Lo studio è stato fondamentale, non quello a scuola, perché non sono stato un bravo studente, ecco. Come nasce l'idea di un tuo piatto? Da cosa trae ispirazione? Ma da tutto e da poco. C'è per esempio uno dei piatti che è la mozzarella con sorpresa, che è un piatto che abbiamo in carta al ristorante Pipero, che è un piatto che vuole mettere insieme 3 artigiani, quindi c'è la signora che ci ha disegnato e preparato i piatti, Fiorella, che è un genio. Dall'altra parte c'è l'artigiano del Casaro che ci manda delle mozzarelle tutti quanti i giorni, mozzata a mano, quindi solo latte di bufala. E poi c'è il lavoro dell'artigiano del cuoco, perché il cuoco fondamentalmente è un artigiano. Quindi da questo e poi magari anche da un piatto nato per errore. Quanto di più la creatività o la tecnica, secondo te? Secondo me è importante che la tecnica sia un mezzo per esaltare il gusto. Commensale ha voglia di ascoltare, ma poi tutto quello che va raccontato va percepito al palato. Quindi se noi riusciamo ad esaltare il più possibile in 30 secondi, bene, altrimenti la tecnica possiamo anche tenercela per noi, perché la tecnica è dell'ego dello chef. Stasera hai deciso di proporre un piatto rosso, come mai questa scelta? Rosso è tutto, rosso è passione, rosso è forza, rosso è rosso, sì, mi rappresenta tanto. Poi si dice che se posso, noi meridionali siamo comitori, vediamo rosso, perché dove sta il pomodoro per noi è buono e quindi vive il rosso. Invece ho visto anche che uno dei piatti che proponi stasera è la carbonara, che noi sappiamo che era un po' il marchio di fabbrica di Pipero del precedente chef. Come mai questa scelta? È stato un po', hai lanciato un guanto di sfida? Ma no, sfide, sono pacifista. Diciamo che la carbonara è il piatto che ha fatto la storia di Pipero. Per un periodo l'abbiamo tolta nel rispetto reciproco, perché io non lo sentivo mio, che non essendo romano. Poi dopo 9 mesi abbiamo rimesso in carta la carbonara e la serviamo anche in tante degustazioni, perché chi viene da Pipero fa un'esperienza, fa un viaggio e vive un percorso di emozioni. Tu hai viaggiato molto nella tua formazione. Tanto, la mia seconda passione è poter viaggiare. Allora, qual è il tuo piatto preferito della tradizione straniera? Allora, io sono innamorato follemente della cucina dei Paesi Baschi. Un piatto che forse io porto nel cuore con tanto, tanta voglia è la cococia. La cococia è questa parte del pesce, del merluzzo nello specifico, che loro fanno alla pil-pil, quindi emulsionando con olio extravergine il collagene che c'è presente nel pesce, questa crinina. Pensi di rimanere in Italia oppure hai in mente di viaggiare? Sono tornato 5 giorni fa da Hong Kong, abbiamo fatto una promozione lì nel center. Diciamo che adesso le radici sono ancora più forti in Italia con bimbo e famiglia. Però secondo me c'è sempre da imparare e sempre da viaggiare. Mischiamo le due culture, quindi quella campana mista a quella romana e percepiamo, assorbiamo come delle spugne tutte le altre. Ti ringrazio davvero. Grazie tanto, a voi, grazie.